Buongiorno. Allora, come leggete dal titolo, questo è un vlog un po' diverso dal solito di quello che faccio. Praticamente non è un vlog che io registro in un giorno, ma ho fatto tantissimi clip di giorni diversi e ovviamente volevo farvi vedere tutte le clip che ho fatto e quello che è successo in queste settimane, quando ovviamente non ho vloggato, ma sono riuscita a registrare quello che riuscivo, diciamo che sono tante clip. Vi metto, scu cioè, scusate se questo vlog è un po' sparso, non sono giorni, diciamo, perché cambia. Calcolate che certe clip valgono, sono di più nel mese di giugno, per cui tutto quello che vedete sono giugno e l'ultima settimana di maggio. Per cui in questo vlog vedete un pezzettino di compleanno di mio fratello che ha fatto 18 anni e volevo mettere queste clip che ho registrato della festa di mio fratello, dato che lui ha diciamo, ha fatto i video insieme a me i primi mesi in cui ho aperto il canale. Abbiamo fatto i video insieme. Adesso mi ricordo quanti anni aveva, ma più o meno 13 anni di sicuro, era strapiccolo. E adesso che è diventato, diciamo, grande, ha 18 anni, ha la sua vita e giustamente io il canale lo faccio, faccio solo i video da sola, non più con lui. Ogni tanto un vlog, quando faccio il vlog, metterò dentro lui ogni tanto, ma diciamo che adesso si vergogna molto di più perché adesso è diventato molto più grande e cioè, quando sei piccolo, diciamo che non ti vergogni, ma adesso che è diventato grande si vergogna di più stare sul canale, tantomeno fare i video. Però ogni tanto su Instagram e su un vlog ve lo faccio vedere per quelli che poi mi hanno chiesto come mai tuo fratello non c'è più, non fate video insieme, eccetera. Non è perché non facciamo più video insieme, ma è perché lui ha una sua vita e giustamente non obbligo mio fratello a fare di nuovo i video, per cui ormai li faccio da sola. Per cui ho deciso di i ricordi di come è cresciuto mio fratello e quando ovviamente chi c'era sul canale in quei mesi lì sa com'era piccolo mio fratello e com'è adesso in poche parole. E poi vi metto delle clip sull'alluvione a Laglio, quando c'è stato praticamente il diluvio universale. Avevo fatto un altro vlog dove è successo la cosa che è caduta, diciamo, sul lago. Ci sono delle case, sono cadute tutte le case, hanno perso molte persone, hanno perso le case. È stato dei giorni un po' brutti qui l'anno scorso e anche oggi, diciamo che la situazione è peggiorata. Infatti vi manderò qualche clip e qualche foto che mi ha mandato una mia amica, perché una mia amica abita a Laglio e dato che voleva farmi vedere cos'era successo durante l'alluvione, allora ho detto vabbè, quasi quasi lo metto su, anche perché queste clip alla fine poi sono andate anche su Facebook, sulle clip che fanno i giornalisti, eccetera, per cui è normale che posso pubblicare queste cose qua, perché sennò non le potevo pubblicare. Per cui vi faccio vedere che cosa è successo a Laglio e che situazione siamo, diciamo, ancora, specialmente se piove. Non è tanto bello, però preferisco che piove invece che c'è il sole, perché sinceramente il sole non sia tanto, cioè fa troppo caldo, preferisco che piove, che fa bello fresco, eccetera. Per cui ci saranno queste clip e l'ultima clip vi farò vedere i cigni che sono nati, i piccoli cigni che sono nati a Como. Per chi non abita qua, io abito a Como, giustamente volevo farvi vedere qualche pezzettino. Ovviamente i cigni erano sia a Como che a Cernobbio perché si spostano
non sono sempre nella stessa zona, per cui no, voi non le vedete solo a Como, le vedete anche a Cernobbio, perché fanno tutto il lago. All'inizio sono nati, adesso mi ricordo se erano più di 6, poi dopo piano piano sono morti, poverini, sono morti un po'. Alla volta moriva uno, anche per uno per l'alluvione, perché le onde erano troppo forti e giustamente un cuccioletto non ce l'ha fatta ed è morto sotto gli occhi della mamma. Queste clip ce li ho, ma preferisco non metterli perché sono video sensibili e tantomeno non è bello mettere queste cose qua, per cui preferisco mettere cose belle e non cose brutte di quello che succede. E adesso sono cresciuti, però quando poi li vedrò che andrò ancora a vederli, vi farò vedere come sono diventati grandi. Però sono bellissimi, perché vi assicuro che sono bellissimi. Ogni anno fanno sempre i piccoli cigni ed è stupendo, specialmente quando vai lì che c'è il nido grande, vedi le uova, c'è una cosa. Cioè. E niente, volevo spiegarvi queste clip, così almeno vi metterò tutte per farvi vedere. E è un video un po' diverso dal solito, ma spero che lo stesso vi piace. Fatemi sapere se vi piace anche questo genere di vlog così, o preferite un vlog dove registro solo in un giorno e vi faccio vedere cosa faccio. Io preferisco fare sia uno che l'altro, così almeno registro tanti clip in tanti giorni diversi e poi quando riesco li metto tutti insieme in un vlog e poi vi farò vedere cosa è successo e cosa, diciamo, anche le cose belle. Va bene, io vi lascio le clip, scusate se ho parlato troppo, come sempre, e ringrazio tutti quelli che mi seguono, che sono sempre presenti sotto i miei video e leggo sempre i vostri commenti, e grazie anche per chi mi scrive sempre in privato su Instagram. Ovviamente le persone sanno, quelle che mi scrivono in privato sanno, diciamo, è inutile che dico i nomi perché tanto un giorno dirò, farò un video a parte, un video molto dedicato a chi mi segue veramente e a chi ci tiene su quello che faccio sul canale. Detto questo, vi lascio alle clip e noi ci vediamo al prossimo video. Per cui buona continuazione del video. Ciao!